Professoressa, un importante momento di confronto e di riflessione organizzato dalla sezione Apollo Lucana della SIN sullo sfondo, ma non troppo, l'impatto a livello sociale che le malattie neurologiche hanno. Verso quale direzione ci si sta muovendo? Sì, è una domanda che ben diciamo, si presta proprio per l'obiettivo di questo nostro incontro di oggi. Si parlerà di malattie neurologiche e giustamente lei dice qual è l'impatto. L'impatto forse non è a tutti noto perfettamente, che le malattie neurologiche colpiscono circa il 30% della popolazione e diciamo che cosiddetti anni persi per una malattia è una misura che si fa dell'impatto, confrontando con altre patologie, circa il 25% di anni persi per malattie neurologiche, circa il 35-40% di anni vissuti con la disabilità, perché parliamo purtroppo per le malattie neurologiche molto spesso di patologie che durano l'intero arco della vita, malattie croniche, e quindi gli anni spesi con disabilità sono soprattutto dovuti a patologie neurologiche. Negli Stati Uniti la spesa per malattie neurologiche annuale si attesta intorno agli 800 miliardi e il 30-40% è dovuto a malattie croniche degenerative come l'Alzheimer. Quindi diciamo che questi numeri fanno capire quanto importante sia cercare di trovare delle soluzioni per prevenire o comunque rallentare con dei farmaci che modifichino il corso delle malattie. Si è parlato di sclerosi multipla, ma è la stessa cosa per l'Alzheimer, è la stessa cosa per la sclerosi laterale amiotrofica, è la stessa cosa per l'emicrania. L'emicrania è una delle patologie più impattanti, è quella con la prevalenza maggiore rispetto ad altre patologie neurologiche, seguita dai disturbi di circolo cerebrale, lo stroke ischemico. E si sta tentando oggi, e si stanno avendo degli ottimi risultati, di intervenire in una fase precoce o addirittura di prevenire alcune malattie. Per esempio, l'ultimo esempio che ho fatto, l'emicrania, oggi sono in commercio, sono state valutate in studi clinici degli anticorpi monoclonali che vanno ad agire contro alcuni peptidi del gene e della calcitonina, che sono particolarmente importanti nella genesi della crisi emicranica. Quindi il paziente fa delle iniezioni sottocute può nei mesi successivi o durante il mese successivo all'iniezione avere una riduzione degli attacchi di emicrania. Si stanno studiando per malattie orfane di terapie come l'Alzheimer. E qualche risultato e qualche speranza si comincia ad avere, perché anche anticorpi monoclonali, in questo caso diretti contro l'accumulo di quella sostanza che è alla genesi della formazione delle placche amiloidi che si formano nella corteccia cerebrale in alcune aree del cervello, questi anticorpi monoclonali andrebbero ad agire contro la deposizione di questa amiloide, e qualche risultato dai primi studi si sta vedendo sul rallentamento del declino cognitivo, ma soprattutto con outcome di risonanza magnetica e di PET, soprattutto di PET amiloide. Si sta vedendo con la PET amiloide che c'è una riduzione di accumulo di questa sostanza, una delle più importanti alla base della patogenesi della malattia.